Benvenuti all'ultima puntata di questa stagione olimpica di Campeon. È stato un piacere accompagnarvi verso l'evento sportivo dell'anno e ci è sembrato giusto chiudere questi nostri appuntamenti parlando di un tema che induce all'ottimismo, alla bellezza, ai buoni sentimenti. Le Olimpiadi sono anche teatro, lo abbiamo visto, di tante storture, ma nell'intento del suo inventore dovevano essere un momento di fratellanza e di unione tra i popoli. Pertanto, quale modo migliore per chiudere questa edizione di Campeon se non raccontando storie d'amore? E quindi oggi celebriamo l'amore, attraverso le vicende di alcuni dei protagonisti che, Galeotti, i Cinque Cerchi, hanno trovato l'anima gemella. Amori discussi, amori contrastati, amori duraturi, infatuazioni temporanee. Nell'atmosfera magica del villaggio olimpico, tra feste, incontri, basta uno sguardo, una scintilla, un sorriso. Il feeling che si sposta dai campi di gara alla vita di tutti i giorni. Un abbraccio, uno sguardo complice, un bacio, magari davanti alle telecamere o ai fotografi di tutto il mondo. Atleti che arrivano da diverse parti del mondo, magari da paesi in guerra, coppie che certificano proprio durante ai giochi i loro sentimenti. Ma tutti gli amori, anche quelli più felici e contrastati, come quello di Olga Fikatova e Al Connolly alle Olimpiadi di Melbourne del 56, alla fine hanno trionfato. Lei cecoslovacca, lui americano, il loro amore ostracizzato dalla politica e dalla guerra fredda. E noi anche di loro parleremo, assicurandovi che staremo sempre dalla parte dell'amore. Come potrebbe essere altrimenti? Si può andare contro i sentimenti? Si può? No, non si può. Pertanto la nostra puntata conclusiva è un omaggio all'amore, un inno all'amore. Dalle romantiche passeggiate di Vilma Rudolph e Livio Berruti, paparazzati sullo sfondo di Roma ai giochi del 60, al bacio che dichiara al mondo l'amore tra due delle atlete più forti di sempre nelle loro discipline. Se a Rio 2016 era nato il flirt, a Tokyo 2021 l'amore tra Megan Rapinoe e Sue Bird, campionesse USA di calcio e di basket, diventa realtà agli occhi del mondo intero. E poi Matt Emmons e Caterina Kurkova, con la loro storia che sembra uscita dalla penna di Nora Ephron, l'autrice di Harry ti presento Sally. C'è chi fa proposte di matrimonio e chi si sposa alle Olimpiadi proprio durante l'evento, come la coppia bulgara formata dal ginnasta Nikolai Prodanov e dalla campionessa di salto in lungo Diana Yorgova. Campeon accende il braciere olimpico con qualche giorno di anticipo e vi porta a Parigi 2024, partendo come al solito dal passato, in una lunga luna di miele olimpica. E quale approdo migliore se non Parigi per celebrare la puntata più romantica di questa edizione olimpica di Campeon? Cizius, Alcius, Forcius, più veloce, più alto, più forte. Buon ultimo giro di valzer olimpico con Campeon. Roma 1953, vacanze romane. Una Vespa, Gregory Peck e Audrey Hepburn sullo sfondo Roma. Semplicemente Roma, una Roma ancora vera, fresca, pura e genuina. Una Vespa, due icone del cinema americano e il loro amore. Roma come un gioiello in una vetrina. 1960, in un anno di grandi transizioni, di tensioni e di momenti storici, Roma si appresta a ospitare la 17ª Olimpiade moderna. In quell'anno, il 10 gennaio, va in onda per la prima volta la trasmissione radiofonica più amata dagli italiani, tutto il calcio minuto per minuto. L'Italia vira a destra e dopo le dimissioni di Segni si forma il nuovo governo Tambroni con i voti di Missini, Democrazia Cristiana e Monarchici. In maggio viene arrestato in Argentina Adolf Eichmann, il gerarca nazista sfuggito al processo di Norimberga, l'incarnazione dell'assoluta banalità del male, secondo le parole di Hannah Arendt. A luglio, a Reggio Emilia, durante scontri ordinati dal governo tra forze dell'ordine e lavoratori, perdono la vita 5 operai.
Ma gli anni 60 saranno soprattutto gli anni della dolce vita, immortalati nella cornice naturale e nella scenografia di una Roma sfavillante come forse solo ai tempi degli imperatori. Novello Giulio Cesare, un Marcello Mastroianni più affascinante che mai, e insieme a lui Anita Ekberg, super maggiorata dell'epoca e sogno proibito degli italiani. Ancora una volta sullo sfondo, ma nemmeno troppo, lei, Roma. La Fontana di Trevi e il bagno notturno della Stangona svedese con il suo sensualissimo richiamo Marcello Come Here sono entrati nell'immaginario collettivo e nella storia del cinema. Per la Chiesa Cattolica e per la destra di governo sarebbe servita la censura. Palma d'Oro a Cannes e successivamente Oscar, il film di Fellini è un biglietto da visita straordinario, uno spot. È la seconda volta che l'Italia ospita le Olimpiadi dopo l'esperienza di Cortina d'Ampezzo per l'edizione invernale del 1956. Roma non ha certo bisogno di presentazioni agli occhi del mondo. I monumenti, conosciuti in ogni angolo del globo, i panorami mozzafiato, la storia magniloquente che si respira in ogni scorcio della città eterna. Un gigantesco affresco a cielo aperto, cui vengono aggiunte le opere d'arte realizzate dai migliori architetti romani per organizzare i giochi. Tra queste il villaggio olimpico di Pierluigi Nervi, Adalberto Libera e Luigi Moretti, e poi Capogrossi, Afro e Mafai, che raccontano, nei loro dipinti, la città e i suoi cambiamenti. Per la prima volta, inoltre, la televisione copre buona parte del programma di gare. La RAI produce 106 ore di trasmissioni, riprodotte, prima volta per un'Olimpiade estiva dopo Cortina 56, in tutta Europa in Eurovisione. Una quantità notevole, considerata l'esistenza comune, praticamente in tutto il continente, di un solo canale. Degno palcoscenico, degnissimi protagonisti. Su tutti, Cassius Clay, oro nel pugilato, categoria massimi leggeri, e il nostro Nino Benvenuti, vincitore della medaglia più importante nei pesi welter. E poi il leggendario etiope Abebe Bikila, il primo oro olimpico del continente africano, che vince, scalzo, la maratona. Ma uno dei grandi protagonisti è il velocista Livio Berruti. Torinese di nascita, studente nel ginnasio del liceo Cavour, dove sono passati, tra gli altri, Raf Vallone, ex giocatore del Toro e attore poi nel periodo del neorealismo, Luigi Einaudi, presidente della Repubblica, gli scrittori Cesare Pavese e Guido Gozzano, il critico d'arte Giulio Carlo Argan, fino ad arrivare allo storico Alessandro Barbera. Atleta del Custorino prima e delle Fiamme Oro poi, Berruti stupisce il mondo intero. Prima, nella semifinale, vince con il tempo di 20 secondi e 05, eguagliando il record del mondo e il record olimpico, poi vincendo la sua batteria, la settima delle 12 disputate, in 21 secondi. Berruti, classe 1939, si aggiudica anche il quarto di finale in 20:08. Sabato 3 novembre 1960, alle 15:45, Berruti scende in pista nella seconda semifinale e il suo risultato è strepitoso. 20:05, che vale il primato mondiale eguagliato, il nuovo record olimpico, il precedente era di 20:06, a Melbourne 56 dello statunitense Morrow. La sua corsa è fluida, la sua curva perfetta. 20:05, senza misurazione elettronica e qualificazione alla finale, dove due ore dopo, minuto più, minuto meno, correrà in corsia centrale grazie al miglior tempo raccolto in semifinale. Berruti corre indossando un paio di occhiali da sole e batte gli americani super favoriti. Gli atleti a stelle e strisce, che su quella distanza vincono ininterrottamente sin dal 1928, Berruti li sconfigge da sfavorito, partendo da una fastidiosissima seconda corsia. La finale va in scena alle ore 18, sulle 7 corsie che allora aveva lo Stadio Olimpico di Roma. Berruti è in quinta. Nel lotto dei favoriti c'è il terzetto targato USA, Carney, Johnson e Norton, e per completare i partecipanti il franco-senegalese Seyé e il polacco Foik. Si corre in 6. All'Olimpico di Roma regna il silenzio. Nella luce argentina di un tardo pomeriggio di settembre esplode il colpo di pistola che scatena gli atleti e il pubblico. Letteralmente in visibilio si infiamma. Berruti in progressione comanda sin da subito. Raggiunge Johnson e con una curva capolavoro si mette in condizione di gestire al meglio il rettilineo finale. La sua gara è perfetta. La partenza è stata ottima, la curva forse ancor di più. È in testa, mentre un volo di colombe bianche accompagna gli atleti. Berruti corre verso il primo posto,
insediato dall'americano Carney, che ritorna prepotentemente sull'azzurro, che resiste e mantiene a debita distanza l'americano. Al terzo posto il francese Seillé. Il cronometro sarà ancora 20.05, che va ad eguagliare i suoi record raggiunti qualche ora prima. È un trionfo. Berruti è il primo italiano a vincere una gara di velocità, il primo europeo a conquistare l'oro in quella gara e a regalare all'Italia e agli italiani 20 secondi che entrano nella storia di un'intera nazione. Il volo, il doppio volo in meno di 2 ore del nostro atleta segna uno dei primi momenti di emozione collettiva legati allo sport, che difficilmente vengono dimenticati. La notte messicana di Italia-Germania 4-3, Tomba che slalomeggia tra i pali interrompendo le canzonette di Sanremo, gli Abbagnale che dominano a Seul, la Simeoni e l'oro di Mosca. Ma se Berruti fa parlare di sé per la vittoria straordinaria e inaspettata, i giornali dell'epoca si dividono a metà tra i risultati sportivi e la cronaca rosa. Nella cornice di una Roma più bella che mai, la notizia che fa scalpore è l'amore, presunto o meno, tra due atleti bellissimi e fortissimi. Lui è Livio Berruti, di cui abbiamo appena celebrato le gesta. Lei è la meravigliosa Vilma Rudolph. Se lui è l'angelo per la leggerezza della falcata e la grazia con la quale esprimeva la sua potenza e continua a essere un modello di tecnica e di corsa, lei è semplicemente la donna più veloce del pianeta. Il tornado. I giornali italiani la chiamano Gazzella Nera, per i francesi è la Perla Nera, e i suoi connazionali la ribattezzano Chattanooga Choo Choo. Se lui è il protagonista assoluto per i colori azzurri, lei lo sarà per quelli a stelle e strisce, con ben 3 ori nei 100, 200 e nella staffetta 4x100. Alta, elegante, magnetica, occhi vivi e colmi di promesse, un fluido ammaliante dentro il quale immergersi. La sua storia è quella di una serie di rivincite verso la vita che l'aveva messa alla prova sin dalla nascita. Una storia di tenacia, volontà, sacrifici e meritati risultati. 20esima di 22 figli nati dai 2 matrimoni di suo padre Ed Rudolph, Vilma nasce prematura e nella sua infanzia contrae diverse malattie che la rendono disabile per i primi anni della sua vita. La poliomielite che la colpisce all'età di 5 anni la costringe all'uso di un tutore, una specie di protesi per aiutarla a camminare. In quegli anni, resi difficili anche dalle leggi razziali, Vilma necessita di cure costanti che gli sono garantite soltanto dall'ospedale Nero di Nashville, a circa 80 km da Clarksville, dove Vilma vive con la sua famiglia. I suoi sforzi, però, la ripagano del duro lavoro e a 12 anni può finalmente tornare a camminare e correre normalmente. La sua è una storia di lotta, un simbolo per l'intera comunità afroamericana e per le donne. In poco tempo, Vilma Rudolph diventa una campionessa. Vilma Rudolph sembra un'eroina uscita dai cartoni animati di Hayao Miyazaki. Vuoi per il suo volto e il suo sorriso che nascondono una timidezza di fondo, gli zigomi sporgenti, gli occhi neri. E poi per il suo carattere, mite all'apparenza, che però in gara si trasforma, diventando una combattente in linea con le figure femminili, audaci e combattive, che l'autore giapponese ci ha regalato nell'arco della sua carriera. A Roma, Vilma e Livio si allenano sugli stessi campi di gara. Sono belli, bellissimi, giovani, danno speranza a chi li guarda. L'Italia e il mondo stanno dimenticando orrori e miserie. C'è bisogno di storie che fanno bene al cuore. Nasce così, tra fotografie di rotocalchi, paparazzi e insinuazioni nemmeno troppo velate, la storia d'amore che storia d'amore non fu. L'incontro al villaggio olimpico, a gare non ancora iniziate, la Rudolph che chiede a Berruti uno scambio di tute davanti agli occhi del mondo. Un gesto innocente che vuole suggellare lo sport e anche la professionalità di due grandi campioni. Ma attorno a quello scambio c'è un gesto che viene immortalato e innesca una vera e propria valanga di allusioni fastidiose e fuori luogo. Una foto di loro due mano nella mano, con le dita intrecciate, che lascia sottintendere chissà cosa. Due sprinter, un gesto forte di intimità, le mani che si cercano, un messaggio potente. E indovina chi viene a cena con 7 anni di anticipo, solo che qui non ci sono
né Spencer Tracy né tantomeno Catherine Hepburn. I due vengono spiati durante incontri fugaci al campo di allenamento, poi all'Olimpico. Del resto, gareggiano nello stesso sport, dove altrimenti si potrebbero incontrare. Non sono mai soli, mai appartati, tantomeno in privato. Ci sono sguardi lunghissimi, occhi negli occhi, perché da subito i due si erano sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Con le mani che si stringono appena possono, comunicano tutto ciò che le parole non esprimono. Gli abbracci di Vilma, un bacio a fior di labbra, fugace e rapidissimo, con i feroci allenatori come cani da guardia. Le regole poi sono chiare, nessuna trasgressione e soprattutto niente sesso prima delle gare. La timidezza di Livio, la concentrazione richiesta dalle gare, gli impediscono di compiere un passo deciso nei confronti di Vilma. Berruti rivelerà che aveva concertato un piano, una specie di sogno, a metà tra l'onirico e il fantastico. La dolcezza e i buoni sentimenti che si fondono. Finite le gare, una cena a Trastevere, dove sogna di portarla, non curante del fatto che Vilma a casa aveva un marito e un figlio. E poi, chissà, magari una notte d'amore in qualche hotel discreto, un amore che invece non verrà mai consumato. Vilma partirà subito dopo le gare con i suoi 3 ori olimpici al collo, sparita, senza un saluto, senza l'ultimo di quegli abbracci. E Livio rimane lì, tradito, impotente, ma non deluso, forse curioso di sapere come sarebbe andata a finire, con il dubbio che quella storia avrebbe anche potuto non funzionare per via di stupide convenzioni dell'epoca, il bianco e il nero. Nei suoi ricordi, gli abbracci, quel bacio rubato e la tuta di Vilma. Ma se a Roma si consumò un amore platonico e non aristotelico, 56 anni dopo, la scintilla che accende il fuoco sacro dell'amore tra Megan Rapinoe e Sue Bird cade direttamente dal braciere olimpico di Rio 2016. Statunitensi, simbolo delle nazionali americane di calcio e basket, le due atlete si conoscono fugacemente mentre partecipano ad un incontro televisivo con la rete NBC. È un incontro piacevole che denota da parte di entrambe una certa soggezione. Sue Bird indossa la sua uniforme da basket e porta i capelli sciolti. Incrociandosi, le due si lasciano andare ad uno scambio di battute imbarazzanti, tipiche di chi vuole fare colpo ma non riesce a rompere il ghiaccio. Non è certo un periodo facile per Megan Rapinoe, classe 1985, origini irlandesi e italiane, che si trova al centro del dibattito americano perché prima di una partita, durante l'inno americano, si è inginocchiata contro le ingiustizie e oppressioni subite dagli afroamericani. Il suo gesto segue di pochi giorni quello di Colin Kaepernick, giocatore di football americano che ha dato il là ad una serie di proteste che hanno coinvolto il mondo dello sport e quello dello spettacolo dopo l'uccisione di George Floyd per mano di un poliziotto. Ma quella scintilla che giorno dopo giorno diventa una fiamma, altro non è che il completamento di due esistenze, il miglioramento personale, umano e sportivo della Rapinoe, che stava attraversando un periodo difficile anche dal punto di vista calcistico, fuori forma, stressata, al centro di una enorme tempesta mediatica. Megan in quel momento è un bersaglio facile, ma sarà proprio quella storia d'amore ad aiutarla. Sue è il suo calmante naturale, la consiglia, l'aiuta, le sta vicino, è il suo angelo custode, trovano sintonia nei loro rispettivi sport, si allenano contemporaneamente, hanno una dieta comune e i programmi della Bird hanno un effetto benefico sulla Rapinoe, che ritrova se stessa, il suo fisico e il suo amore per lo sport. Sue e Megan sono una cosa sola. Megan ritorna in forma dopo un periodo di appannamento, si sente più forte, più allenata, più rapida. La dieta, gli allenamenti, ma soprattutto i sentimenti hanno sortito effetti incredibili e tutto quello che muove le azioni di Megan altro non è che l'amore di Sue. La cestista ha preso per mano prima la donna e poi la calciatrice. Si è presa cura di lei mentalmente e fisicamente, rendendola una donna migliore e un atleta in grado di fare nuovamente la differenza. Si lascia andare Megan, si lascia incendiare da quel fuoco, si inebria della tenerezza e dell'amore che condivide con Sue. Le due condividono molto, anzi tutto, compreso l'impegno sociale. Da atleta, la mia missione è lasciare questo gioco in una condizione migliore per la prossima generazione femminile. E se in campo l'impegno, la classe e le prestazioni sono praticamente inattaccabili, fuori dal rettangolo verde, Megan è invece uno dei personaggi pubblici più bersagliati. La criticano per il suo impegno come portavoce dei diritti delle minoranze, gli haters la giudicano per la sua relazione con Sue Bird,
I trampiani l'attaccano ad ogni piede sospinto. Meghan non ha simpatia nei confronti del presidente Trump, questo non è certo un segreto. E in questo caso non ci sono dribbling, su certi argomenti si va dritti a gamba tesa. Prima del Mondiale 2019, poi vinto, si lascia andare ad un commento secco, teso, come uno dei suoi tiri verso la porta. Non andrò alla Casa Bianca, anche se dovessimo vincere e ce lo chiedessero, cosa di cui dubito. Trump rispose, non avevo ancora invitato la squadra, ma lo faccio adesso, sia che vinca, sia che perda. Meghan dovrebbe portare rispetto alla Casa Bianca o alla nostra bandiera, soprattutto per quello che abbiamo fatto per lei e per la squadra. Dovrebbe pensare a finire il suo lavoro, perché non abbiamo ancora vinto niente. Libertà di espressione, razza, genere, orientamento sessuale. Meghan Rapinoe negli USA è più di una calciatrice. Ha dei piedi che l'hanno resa la più forte negli States, una voce più forte di altri che usa per affrontare temi delicati. Il riferimento è ai suoi silenzi durante l'inno e alla sua mano che non si posa più sul cuore quando risuona in uno stadio. L'aveva promesso prima dell'inizio di quel mondiale. Così continua a fare, ma senza inginocchiarsi, come vietato dalla Federazione USA. Nel 2011, durante il Mondiale, Meghan segna un gol alla Colombia, prende un microfono a bordo campo e intona Born in the USA. C'è il calcio nella sua vita, ma c'è molto altro alle sue spalle. A Londra, alle Olimpiadi del 2012, vince la medaglia d'oro con quella che, senza timore di smentita, potremmo definire il Dream Team, mutuando l'espressione dalla squadra di basket statunitense formata esclusivamente da giocatori che militano nell'NBA. Allenate dall'icona svedese Pia Sundhagem, la nazionale Stars and Stripes annovera tra i pali Hope Solo, a terzino Heather Mitz, con il numero 10 Carly Lloyd, la coppia di attaccanti più forti del mondo Abby Wambach e Alex Morgan, e a centrocampo, tanto per gradire, Meghan Rapinoe. Con tutto questo talento è impossibile non vincere. Meghan continua per la sua doppia strada. Se in campo è una agonista eccezionale, fuori dal campo è una donna gentile e determinata, impegnata nella lotta per i diritti civili e contro le discriminazioni. La Rapinoe appartiene alla comunità LGBTQIA+, è portavoce delle contraddizioni e i soprusi in campo sportivo. Soprusi di ogni tipo, di genere in particolare, ma anche economici, portando avanti, tra le altre, la giusta causa della paga egualitaria per le atlete donne nello sport americano. I'm still paid less than men who do the same job that I do. For each trophy... Proprio la battaglia contro la discriminazione economica di genere la vede in prima fila, protagonista di scontri accesi con la Federazione Americana, sino a farsi promotrice di una class action delle calciatrici della nazionale. Poco prima che inizino le Olimpiadi del 2012, Meghan fa coming out. Essere portavoce e assicurarmi di dare il giusto esempio dicendo le cose giuste, che si tratti di matrimoni gay o di argomenti difficili e ricchi di sfumature come l'inclusione dei trans nello sport. Queste sono le sfide che bisogna semplicemente portare avanti. Non sto parlando solo per me, parlo per molte persone. Non voglio fare niente di strano, non ci deve essere nulla di non detto. Bisogna parlare chiaramente. Io dirò sempre tutto ad alta voce e penso che questo aiuti altre persone che forse non hanno la capacità di farlo o che non sono ancora in grado di farlo. Credo sia abbastanza chiaro che tipo di persona sia Meghan Rapinoe. Zero filtri, nessuna preclusione, dritta al punto, nessun giro di parole. Una donna libera, una donna che lotta, una donna che ama. E l'amore, sbocciato alle Olimpiadi di Rio del 2016, va. Procede tra tante intemperie, ma è più forte di tutto. E come in tutte le storie d'amore, oltre alla complicità, c'è la solidarietà, lo stare dalla parte dell'amata in maniera incondizionata. Il Mondiale del 2019 si disputa in Francia, gli USA sono i logici favoriti e i pronostici vengono rispettati. Dopo la vittoria finale, la squadra rifiuta di andare alla Casa Bianca, dove ad attenderla c'è Donald Trump. Il messaggio del presidente è contrario alle idee e agli ideali delle ragazze.
Ci sono calciatrici con i capelli rosa e viola, tatuaggi e dreadlocks, ragazze bianche e nere, etero e gay. No, alla Casa Bianca non si può andare e la nazionale sceglie di andare a New York, ospite del sindaco Bill de Blasio, dove la rapino tiene un discorso che fa il giro del mondo. Un discorso lucido, chiaro, semplice, diretto, proprio come lei. Be more, be better, be bigger than you've ever been before. Dobbiamo essere migliori, dobbiamo amare di più, odiare di meno, dobbiamo ascoltare di più, parlare di meno. Dobbiamo sapere che questa è una responsabilità di ciascuno di noi, di ogni persona che è qui, di ogni persona che non è qui, di ogni persona che non vuole essere qui. Di chiunque sia d'accordo e anche di chi non è d'accordo. Rendere questo mondo un posto migliore è una nostra responsabilità. Penso che questa squadra abbia fatto un lavoro incredibile nel caricarsi tutto questo sulle proprie spalle e di comprendere la posizione che abbiamo sulle battaglie politiche che sosteniamo in questo mondo. Sì, facciamo sport, sì, giochiamo a calcio, sì, siamo atlete di sesso femminile, ma siamo molto di più di questo. Voi siete molto di più di questo. Voi siete molto più di un gruppo di tifosi. Siete molto di più di persone che sostengono chi fa sport. Siete molto di più di persone che si attivano ogni 4 anni. Siete persone che camminano in queste strade ogni singolo giorno. Interagite con le vostre comunità ogni singolo giorno. Come potete rendere la vostra comunità migliore e le persone attorno a voi migliori? Dobbiamo collaborare. Riguarda ciascuno di noi. Fate ciò che potete, fate tutto ciò che c'è da fare. Fate un passo in avanti, fate di più, siate migliori. Siate più grandi di ciò che siete mai stati. Dopo il clamoroso rifiuto, le scaramucce tra Rapino e il presidente Trump diventano di pubblico dominio, di tendenza sulle piattaforme social, ma soprattutto un argomento di discussione che accende ancora una volta i riflettori sui diritti civili. Rapino ottiene il sostegno della sua compagna Sue, che la difende a spada tratta attaccando, in maniera nemmeno troppo velata, il tycoon, nonché presidente americano. Un vero e proprio atto d'amore. Trovate una donna o un uomo che vi difenda come Sue con Meghan, e vi potrete ritenere fortunati. Donald Trump non la prenderà benissimo e se la legherà al proverbiale dito. Qualche mese dopo, durante la cerimonia per il Best FIFA Football Awards, Meghan si ripete in un altro celebre discorso motivazionale e di grande impegno civile. Sento che se vogliamo veramente un cambiamento significativo, quello che penso sia più stimolante è se tutti, più di Sterling o Koulibaly, se tutti fossero indignati dal razzismo come loro, se chiunque altro lo fosse, se chiunque fosse indignato dall'omofobia come lo sono i giocatori LGBTQ, se chiunque fosse indignato dalla parità salariale, dalla sua mancanza o dalla mancanza di investimenti nel calcio femminile, più di quanto sono le donne, ecco, questa sarebbe la cosa più importante per me. Offrite il palco alle altre persone, elevate gli altri, condividete il vostro successo. Abbiamo un'unica opportunità nel calcio, diversamente da ogni altro sport del mondo, per usare questo bellissimo gioco per migliorare veramente il mondo. Nel frattempo, l'amore tra le due atlete prosegue attraverso una serie di eventi, immagini rubate dai profili social delle due atlete. Non si può certo dire che la coppia sia particolarmente discreta, ma in quest'epoca anche questo può diventare normalità. Si mostrano agli occhi del mondo per quello che sono. Due persone innamorate che festeggiano i momenti gioiosi, le feste comandate, annunciano il loro fidanzamento e il loro futuro matrimonio, continuando a giocare e primeggiare nei rispettivi sport. Sono felici. Alle Olimpiadi del 2020, ma rinviate di un anno e disputate nel 21, Sue Bird è la portabandiera degli Stati Uniti nella cerimonia inaugurale. Sarà un'edizione particolare per entrambe. Le due atlete sono impegnate con le squadre di calcio e basket. Entrambe possono vantare palmarès di tutto rispetto e le Olimpiadi sono una ghiotta occasione per collezionare una nuova medaglia, un nuovo successo da puntare al petto. Rapino ci riesce solo parzialmente perché gli USA, dopo un cammino piuttosto accidentato, perdono in semifinale contro le cugine del Canada e si devono accontentare della finalina per il bronzo. Sarà una vittoria sudata ma meritata, anche grazie alla doppietta di una scatenata Meghan. Finirà 4-3 per gli USA contro l'Australia, con la medaglia di bronzo per le statunitensi che non riescono a vincere l'oro dal 2012. A questo punto, Meghan Rapinoe sarebbe dovuta salire sull'aereo per tornare a casa con la sua squadra, ma riesce ad ottenere un permesso speciale per assistere, 3 giorni dopo,
alla finale del torneo femminile di basket in cui è impegnata la sua compagna di vita, Sue Bird. Classe 1980, origini e cittadinanza israeliana, la Bird ha vinto 4 mondiali e 4 olimpiadi, queste consecutive. Playmaker con punti nelle mani, la Bird è una vera e propria fuoriclasse e la finale del torneo olimpico di Tokyo non sembra un ostacolo insormontabile per la squadra statunitense. Sugli spalti, a guardarla, c'è Megan. Rapino, capelli corti viola, viene avvicinata dalla NBC nell'intervallo della partita. Inizia l'intervista ringraziando la federazione per averla esonerata dal viaggio, precisando che anche senza quell'accredito stampa ottenuto con i buoni uffici della federazione USA, avrebbe fatto di tutto per assistere alla finale di basket. Megan è rapita, quasi estasiata. Lei, fuoriclasse della nazionale di calcio, è la prima tifosa che, affascinata da Sue, innamorata di Sue, irrompe in trasmissione e davanti a milioni di spettatori, americani e non, si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore. La amo per la persona che è, per il leader che è in campo, per come svolge il suo lavoro, con passione, con amore, con dedizione. Lei è come Benjamin Button, sta invecchiando al contrario, potrebbe giocare ancora per molti anni, ha lavorato duramente e so quanto sia importante per lei vincere la sua quinta medaglia d'oro. Se lo merita. E poi la amo. Poter essere qui è un privilegio, ma il merito di tutto questo è suo perché lei fa le cose nel modo giusto e questa è la parte più speciale. Rende tutti gli altri intorno a lei migliori, dentro e fuori dal campo. Se non è una straordinaria dichiarazione d'amore questa, sinceramente non saprei dire quale altra potrebbe esserlo. Rapino scoppia a piangere. La partita finisce 90 a 75 per le statunitensi. Sue vince la sua quinta medaglia d'oro alle Olimpiadi. Non è un record, ma, signori miei, chapeau. Quando Sue va davanti agli stessi microfoni in cui Megan ha rilasciato le sue dichiarazioni, sembra di sentire lo stesso nastro. Sono parole d'amore, sentimenti positivi, rispetto e ammirazione. Sue e Megan unite da un amore indescrivibile. Entrambe vincono una medaglia, entrambe porteranno dentro di sé le emozioni per aver concluso le loro carriere olimpiche con un successo così importante. Ma cosa manca per concludere questa storia? Un happy end, tipico dei finali dei film americani. Servirebbe una scena di un film di Frank Capra, valori positivi, famiglie legate, amore, eroi semplici e umani. E così l'happy end arriva. Megan si sporge dalla balaustra che costeggia il campo, leggermente più in alto rispetto al campo stesso, si china e bacia con un afflato d'amore la sua compagna di vita, Sue Bird. Quella è una delle immagini più belle e più forti dal punto di vista mediatico di tutta l'edizione di Tokyo 2021. Quel bacio è il suggello di un amore, un momento intimo che diventa, nell'epoca dei social, virale, condiviso, globale. Comunica amore, un amore soltanto per alcuni diverso, un amore che non deve più nascondersi. E come nei film di Frank Capra, in cui gli eroi vogliono essere persone normali e vogliono normalità e tranquillità, ecco che quel normalissimo bacio diventa un gesto di ribellione. Megan Rapinoe e Sue Bird con quel bacio parlano ad una società ottusa e bigotta. Con quel gesto apparentemente normale sfidano le infrastrutture obsolete di un mondo che vive con frustrazione la sessualità, l'amore, la libertà, l'emancipazione femminile. Hanno bisogno di normalità perché c'è bisogno di normalità. E quale gesto è più normale di un bacio? Forse è solo il sorriso che precede il gesto che le due atlete si scambiano. Gli occhi chiusi, le mani di Megan che accarezzano il viso di Sue, il braccio della cestista che abbraccia Megan all'altezza del collo. Quanti baci abbiamo dato in questo modo? Quante volte abbiamo visto baciarsi due persone per strada, in metro, sulla panchina di una stazione? La normalità, che normalità purtroppo non è, suscita ovviamente delle reazioni di invidia, reazioni violente, volgari, offensive, accusatorie. Ma questo amore tenero e testardo, un amore che ha dovuto fare i conti con il pregiudizio e con assurde polemiche, è un amore che si è rafforzato passando attraverso le ingiustizie e alla fine ha trionfato con quel meraviglioso e dolcissimo bacio scambiato in quel palasport deserto. Questo bacio non suggella soltanto l'amore tra due donne. Con quel bacio, Megan Rapinoe e Sue Bird
che hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole, mostrando a tutti che il sentimento non ha sesso, non è né uomo né donna, ma un dono di cui essere orgogliosi e riconoscenti, con quel bacio Meghan e Sue hanno donato un momento di libertà e normalità. Livio, Vilma, Meghan, Sue. L'amore malinconico contrastato giovanile nella sua ingenuità, puro, struggente e delicato dei primi due. E poi Meghan e Sue, una passione travolgente, un amore forte e altrettanto contrastato e contestato sulla via dei diritti. E se da un lato quello tra Berruti e Rudolph era un sentimento complesso anche per il periodo storico, stupisce che le cose a distanza di quasi 60 anni non siano cambiate di molto. Il pettegolezzo pruriginoso continua a riempire le cronache, scava nelle vite delle persone e ignora il sentimento più bello e puro. Meghan Rapinoe e Sue Bird attirano invidia, haters di ogni genere vengono prese di mira perché sono state trasparenti, sono uscite fuori alla luce del sole perché non vogliono nascondersi e vogliono essere di aiuto a chi ha difficoltà a esternare i propri sentimenti. Icone di un mondo complesso in cui la politica non viene in soccorso delle minoranze. Rapinoe, con il suo coming out, ha aiutato molte persone ad amarsi, a non avere paura, a cambiare le cose. Con i suoi capelli viola, il suo sorriso contagioso, le sue prese di posizione intransigenti. Il loro amore prosegue negli anni attraverso un percorso reso accidentato dalla pandemia di Covid. Essendo una coppia esposta, famosa e nota, tutto quanto accade intorno a loro assume un valore doppio, dal coming out al finanziamento, passando per le loro imprese sportive di cui amano essere vicendevolmente testimoni. Gioca su e Meghan è sugli spalti e viceversa, fino al ritiro di entrambe tra il 2022 e il 2023. I sentimenti esternati, qualcuno dice per esibizionismo, mentre per entrambe appare importante ed evidente che ogni loro parola può essere d'aiuto a chi non ha la forza per prendere la decisione e dichiarare al mondo che sì, sono, siamo, questo, quello e quell'altro ancora. Livio Berruti e Vilma Rudolph non hanno avuto questa forza, questa capacità, questa tenacia. Si sono amati in silenzio, rispettosamente, e altrettanto rispettosamente si sono allontanati, separati da un oceano. Non c'è stato happy ending, non c'è stato nessun ripensamento, uno scambio di tute, un flirt mai sbocciato del tutto, durante lunghe passeggiate, perché no, mano nella mano. Non c'è stato altro, ma è stato bellissimo lo stesso. Amare vuol dire anche soffrire. Livio in Europa, Vilma di nuovo negli USA. Sullo sfondo della dolce vita di quella Roma così meravigliosamente vera, l'uomo e la donna più veloci del mondo, lui bianco, lei nera, il futuro ingegnere torinese e la maestrina dal passato difficile e doloroso, non furono capaci nemmeno di dirsi addio. Sembra il finale di Casablanca, con Berruti nei panni di Bogart e la Rudolph che sale sull'aereo per Lisbona per raggiungere il suo Victor Laszlo. Questa stagione di campione olimpico si chiude qui, tra atleti vincenti, storie felici e drammatiche, risultati incredibili e incredibili delusioni. Vi abbiamo accompagnato in un viaggio che ha attraversato secoli e edizioni della più grande kermesse sportiva al mondo. Le Olimpiadi sono il gioco dei giochi e anche noi abbiamo voluto giocare, raccontando i personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e in generale nella storia, quella con la S maiuscola. Campeon spegne il suo personale braciere olimpico per andare alla ricerca di nuove storie, nuove avventure da raccontare. Cizius, Alcius, Forcius, più veloce, più alto, più forte. Abbiamo scelto di iniziare così ognuna delle nostre puntate e scegliamo di concludere allo stesso modo questo viaggio privilegiato all'interno di un racconto che speriamo vi abbia tenuto compagnia. Alle prossime avventure con Campeone!